Ben ritrovati ai telespettatori di VCO Notizie, un'edizione flash per aggiornarvi sulle elezioni di Verbania. Allora, ormai è ufficiale, Silvia Marchionini è il nuovo sindaco della città, è stata eletta con 8.072 preferenze, pari a poco più del 77%. Mirella Cristina, la sfidante, si è fermata a 2.334 preferenze, pari al 22,43%. Sono andati a votare il 40,54% degli aventi diritto al voto. A Verbania sono poco più che 26.000 gli elettori, hanno votato 10.734. E allora andiamo a sentire il commento del neo sindaco di Verbania al microfono della nostra Maria Elisa Gualandres. Con oltre il 77% dei voti, Silvia Marchionini è il sindaco di Verbania, grande festa qui nella sede del Partito Democratico, lo diciamo subito, sui capelli è spumante. Porta bene, ben augurante, ci vuole anche fiducia e fare festa questa prima serata. Poi avremo 5 anni per impegnarci senza sosta e con la massima determinazione per il rilancio e la ripresa di Verbania. Un ballottaggio che, nonostante la scarsa affluenza, dobbiamo dirlo, poco superiore al 40, comunque ha confermato i voti del primo turno, non ha perso consensi. Abbiamo incrementato di circa 300 voti, il trend nazionale è questo, si sa che il ballottaggio ha sempre un'affluenza minore rispetto al primo turno, quindi ci poteva essere questa incognita, anche se la differenza era comunque molto vasta tra centrosinistra e centrodestra. Devo dire che in città già si respirava un'aria molto favorevole alla nostra vittoria, per cui abbiamo confermato le aspettative e il credito che gli elettori ci avevano dato 2 settimane fa. Silvia Marchionini già prontissima a lavorare, è pronta già a annunciare la squadra martedì mattina. Sì, siamo coerenti con quanto avvenuto e detto durante le primarie, quindi una formazione snella, coesa, capace, fresca, che da subito affronti i tanti problemi di Verbania, con anche uno spirito e un metodo di lavoro nuovo. Dunque, queste le parole, avete sentito prestissimo anche la giunta che ha detto che il sindaco sarà composta da 6 assessori, poi vi saranno alcuni consiglieri delegati, a sottolineare che il lavoro sarà collegiale all'interno di questa amministrazione che vuole presentarsi agli occhi dei verbanesi come un'amministrazione essenzialmente nuova. E questo quanto si vive in casa PD con il neo sindaco con Marchionini, ma noi ora vi riproponiamo quella che è stata l'intervista che abbiamo registrato a caldo con Mirella Cristina, uscita sconfitta dalle urne, e sentiamo che cosa ha detto al microfono di Laura Fabbri. Sì, io sono con Mirella Cristina per un'ultima battuta con lei di fronte, insomma, a questo risultato decisamente importante di Marchionini. A questo punto lei ha già detto opposizione costruttiva. E buon lavoro magari. Certo, auguro a Silvia, abbiamo fatto una campagna elettorale molto bella e speriamo comunque di aver lasciato un segno nella nostra città di una campagna elettorale basata sulla correttezza. Auguro a Silvia. E qui credo che si senta, c'è l'applauso di tutti i supporter di Mirella Cristina. Sono in tanti. Sono tantissimi, venite qua dietro perché altrimenti non vi vedono. Allora, venite qua dietro perché questo è stato davvero un applauso spontaneo. Sì. Brava. Quali i primi punti sui quali vi batterete? Ci batteremo, vediamo come procederanno le cose, e sul batterci non sappiamo, è brutto il termine batterci, però come dicevo ci costruiremo un'opposizione per il bene di tutti i cittadini. Auguro a Silvia veramente un buon lavoro, Silvia complimenti per il risultato ottenuto e che tu possa veramente migliorare e cambiare e dare alla città quell'aria di rinnovamento che a tutti noi tu hai promesso.
Parole quelle di Mirella Cristina che hanno fatto dire a più di un commentatore già a caldo che sembra una nuova area quella che si respira in città anche all'insegna della collaborazione fra chi è uscito sconfitto da queste urne. Io vi ricordo la percentuale con cui è stata eletta Silvia Marchionini sindaco, il 77,51%, 22,43% le preferenze ottenute invece da Mirella Cristina. È tutto per questa edizione del nostro giornale, naturalmente grazie per essere stati con noi, tutti gli aggiornamenti su tuttonotizie.info, vi lascio i programmi della rete, buon proseguimento.